tua domanda. È vero. Allora, per il tennis, appunto, introdotto dell'argomento, Matteo, siamo in collegamento con Sara Errani, 69 del mondo in questo momento, vero Sara? Sì, ciao, ciao, sì, 69 del mondo. 69, già ridi, già si diverte, Sara, per fortuna. Vorrei vedere a te essere 69 del mondo. Infatti sì, hai ragione. Allora, Sara, Sara Errani, 69 del mondo, raccontaci un po' di te anche per presentarti agli ascoltatori, visto che è la prima volta che partecipi a Ho Scelto lo Sport. Raccontaci anche un po' la tua storia, come hai cominciato a giocare e cosa ti ha portato oggi ad allenarti in Spagna. Beh, io ho iniziato a giocare giovane, dai, nel giardino di casa mia, verso 3 o 4 anni già avevo la prima racchetta in mano. Poi, perché comunque giocava mio fratello e quindi ho giocato anch'io. Poi, già da 4 anni che mi alleno qua in Spagna e un po' casualità, un po' destino, secondo me, sono capitata qua e adesso sono a Valencia e sto facendo la preparazione. Però devo dire che l'accento è rimasto abbastanza italiano, per fortuna. Sì, romagnolo, esatto. L'accento romagnolo si sente. Allora, grandissima stagione la tua quest'anno, raccontaci un po' le tappe principali, quelle che ti hanno dato più soddisfazione e che ti hanno portato tra le prime 70 del mondo. Beh, ho iniziato l'anno non benissimo nei primi tornei, senza vincere molte partite. Ero andato indietro in classifica fino al 220 e poi Acapulco è andata benissimo, sono arrivata fino in semifinale. Poi da lì diciamo che ho iniziato a giocare molto bene, ho passato più avanti un turno all'US Open e poi a fine anno ho fatto semifinale a Bali, quindi è stato un anno buonissimo, ho giocato tante partite e bene, spero che il prossimo anno vada altrettanto bene o anche meglio. Assolutamente, assolutamente. Io a questo punto introduco Matteo Torrioli perché è il momento, visto che si parla della stagione scorsa, di fare la tua domanda classica che fa a tutti i giocatori. Allora, oggi okay. Però ne ho una in più perché so che vivi in Spagna. Allora, com'è intanto la vita in Spagna? Vabbè, questa effettivamente fai bene. Grazie. Beh, più o meno simile in Italia perché dai, leggermente meglio. Che... Sì, io devo dire che sto molto bene qua. La gente è molto gentile in tutti i sensi e... È un bel paese, a me piace molto. E poi un'altra domanda che ti chiedo è il posto più bello e il posto più brutto dove tu abbia mai giocato. È una domanda classica, non risparmia nessuno, guarda. Beh, il più bello è Acapulco, mi sa che abbiano detto tutti la stessa cosa. E infatti penso che le prossime ferie, Matteo, perché questo è così. Bisogna andare a Acapulco. Volevo andare a Okinawa, però penso andrò a Acapulco. Ma che cosa, Acapulco perché? Ma perché dai, in generale il posto è bellissimo. No, perché poi è comodo perché c'è l'albergo di fianco ai campi, fa caldo, c'è la spiaggia, ci sono le piscine. È un centro per andare in vacanza e in più ci hanno messo lì un torneo di tennis, quindi... Per quanto riguarda invece il più brutto, perché insomma ovviamente per conquistare i primi punti bisogna girare anche in posti tra virgolette spiacevoli, almeno molti giocatori così fanno. Quindi vogliamo sapere da te qual è il peggio, quello dove il non torneresti mai. Il più brutto in assoluto che non tornerò mai più, e lo giuro, è in India. Ecco. Che sono andata quest'anno a Calcutta, è veramente... No, non ci si può stare in quel posto, è osceno veramente. E perché? Adesso sono molto no, curioso. No, perché vai in città, c'era 90% di umidità, uscivi e eri tutto bagnato, c'erano 40 gradi. Poi è un popolo povero, non si può mangiare perché qualsiasi cosa tu mangi stai male. Poi c'è una gran puzza. Beh, l'ideale per fare sport, insomma. Esatto. Sì, no, non giuro che non ci torno più. Prima di parlare, Sara, dell'aspetto più tecnico, tattico, che insomma che ti ha portato a migliorare così tanto in questa stagione, volevo chiederti, visto che tu hai la fortuna di allenarti accanto a David Ferrer, che è stata una delle sorprese in positivo di questi ultimi anni e in particolare dell'ultimo Master di fine stagione, so che è il tuo idolo, insomma, raccontaci qualcosa di lui. E cosa provi insomma a allenarti lì insomma con lui? Sì, mi alleno con lui, faccio atletica con lui tutti i giorni, è impressionante quanto corre e quanto lavora. Oggi abbiamo fatto una partita calcetto contro, quindi... Com'è andata? Io ho perso, però bene, dai, no, ci siamo divertiti perché oggi qua è piovuto e quindi abbiamo dovuto fare qualcos'altro. No. Però una grandissima persona perché comunque è umilissimo con tutti, è uno spettacolo. E insomma questa stagione dicevamo, ricordiamo che siamo in collegamento con Sara Errani, numero 69 delle ultime classifiche WTA. Allora, cosa ti ha portato a livello tecnico, tattico, fisico, non so, adesso decidirei tu, cosa ti ha portato al numero 70 del mondo circa?
Beh, secondo me più che altro tanto lavoro, tanto allenamento e poi sotto l'aspetto atletico sono 3 anni che mi alleno tantissimo. Poi tecnico e tattico ho fatto un salto di qualità venendo qua in Spagna, secondo me. Quindi diciamo che secondo me questi ultimi 3 anni sono stati molto buoni e quindi per questo si sta vedendo il risultato. Adesso quali sono invece i tuoi prossimi obiettivi? Quante altre posizioni vuoi scalare o pensi di poter scalare? Beh, il mio obiettivo sarebbe quello di andare alle Olimpiadi, che sarà durissima, però mi piacerebbe veramente tanto. Per andare alle Olimpiadi dovrei essere tra le prime 4 dopo Roland Garros, quindi dovrei essere più o meno entre le 50. Beh, sì, e spero di arrivare lì. So che è dura, però è un obiettivo grande, però spero di arrivarci. La tua superficie preferita è ovviamente la terra battuta, sì. Però insomma si comincia ovviamente dai tornei di preparazione agli Australian Open. Ecco, sì. Veniamo proprio ai tornei a cui parteciperai e come stai preparando questi Australian Open, allenandoti immagino anche su campi più rapidi. Sì, sì, giocando sul veloce all'aperto, proprio come sarà lì. E andrò via il 27 dicembre e farò Auckland e poi dopo Hobart o Sydney, non lo so, penso Sydney e poi dopo Melbourne, l'Australian Open. Come ti trovi sul veloce? Così tanto la domanda estemporanea. No, bene, comunque mi adatto abbastanza bene a tutte le superfici, quindi non è che mi preoccupa il fatto di giocare sul veloce. Sarebbe più complicato sul veloce indoor, però dai, all'aperto non... Bene, dai, mi trovo bene. Benissimo, Sara Errani, ti ringrazio per questo tuo collegamento. Ho scelto lo sport. In bocca al lupo per la prima parte della stagione. Insomma, ci risentiremo magari quando tornerai, perché in Australia poi è un po' magari complicato sentirsi. Quindi quando tornerai ci risentiremo e ci aggiorneremo. Va bene, grazie mille. Ciao Sara, grazie ciao, a te, ciao. Giorno in cui ti senti ormai sconfitto, tutto quello in cui credevi si è perduto via lontano.